Ciao! Sì, lo so, ho fatto shopping, ma potrei avere una scusante dicendo l'ho fatto per voi. No, non è vero, comunque sia. Vi mostro un attimo che cosa ho preso. Ah, prime cose, e questi sono stati super, super acquisti perché da Tiger ho speso ben 2 euro. Oh. Perché? Sono entrate perché mi servivano delle cose che ovviamente non ho trovato, ma ho trovato questo quaderno. È pucciosissimo a 1 euro e ho detto questo mi serve per segnare le recensioni quando le faccio, perché non sempre le faccio il giorno stesso che testo il prodotto, quindi se mi segno i punti importanti da dirvi è meglio. E poi è pucciosissimo, è anche bello carino, quindi 1 euro potevo permettermelo. E poi a 1 euro ho preso, non l'ho neanche aperta, e infatti ha lo scotch, adesso lo apro con voi, ecco qua. Allora, dice di essere una come si dice? Non è, qui dice pala, ma non è una pala, è un coso per la terra pieghevole, coso per la terra. Allora, faccio prima mostrarvelo. Eccolo qua. È una zappetta pieghevole. Vediamo di capire come funziona, oltretutto. Andava a scatto, eccola qua. Perché? Perché in giardino è sempre comodo, è sempre utile e sta in poco spazio, poi si preme nel manico e si ripiega ed è grande così. Quindi perfetta, questa qua è comoda. Adesso una vanga, una piccola vanga. Ok, comunque sia, andiamo avanti con le cose più interessanti, sicuramente. Allora, muoio, un po' l'allergia. Vi mostro prima di tutto una cosa velocissima che ho preso da Casanova. Perché stranamente ho preso delle Yankee. E allora vi mostro che cosa ho preso alla veloce. E queste non sono per voi, ovviamente, ma però durante il video le accendo, quindi comunque sia, mi rilassano. Ecco, è per fare scenografia, che a voi non cambia niente, comunque. Allora, ovviamente sono queste, il tart, quindi 2,25 l'una, e ho preso grill, peach e vaniglia, pesca grigliata e vaniglia, ok? Poi blush bouquet al fresco afternoon, questa è freschissima, poi moonlight blossom. E l'ultima è Honey Lavender Gelato. Allora, avrei speso in tutto, dato che sono 5, 11,25 euro, ma avevo uno sconto di 10 euro, quindi alla fine ho pagato 1,25 euro e direi che questo era un super acquisto. Mettiamo via perché ora veniamo alle cose un po' più cicce. Le cose più cicce. I brochet, ovviamente. Allora, tiro fuori tutto, che vi mostro tutto. Tiro fuori. Ah, ho anche lo scontrino. Mettiamo via la borsa, così non fa da inquadratura. Dunque, vediamo un po'. Prima cosa, speciale festa. Ok, niente, questo è un volantino. Poi campioncini, partiamo con i campioncini, dai. Super matte zero di feu. Ah, il fondotinta super matte ottimo, e ve l'ho già recensito. Via. Siero la Supra Essence Correctrice. Proviamo, però la ragazza, esatto, del fondotinta ce n'erano due, del siero ce ne sono due. E poi mi ha dato anche il Siero Notte, sempre dell'Anti-Age Globale, la Creme Correctrice, questa, sempre due, perché la ragazza mi conosce, sa che faccio le recensioni, quindi me ne dà due, almeno da provarlo per un po' di tempo. Poi, veniamo ai prodotti omaggio. L'omaggio di questo mese era questo, che è bella la confezione, Moonlight, ah, latte idratante corpo con l'aloe vera,
Per la pelle secca, formato Vernita perché ho 75 ml, proprio formato Vernita, è fantastico, questo è buono per il corpo e oltretutto è con i 60 anni di Verochet, quindi è in edizione limitata, carino. Poi, sempre omaggio, gel doccia concentrato, ah sì, quello per 40 docce, questo è ai fiori di Thierry Yang Lang, non so come si dice. Fresco. Quello che va schiacciato, che è giusto per una doccia. Sapete che questo lo provo oggi direttamente perché proviamo. Poi, che cosa invece ho preso per le recensioni? Allora, questo non è per la recensione perché lo amo, si sa, ed è il, adesso lo apriamo, quindi ve lo faccio anche vedere, è il matitore, l'ombretto, quello life proof, quindi quello che resiste a tutto. E ho fatto la recensione, lo sto aprendo nel mentre. Però in questo caso l'ho preso in un colore più chiaro perché lo voglio usare come base per l'ombretto. Questo è nel colore, credo che si chiami oro, or, esatto, ed è questo qui. Eccolo qua. È luminoso e basta. Vedete che è un punto luminoso e mi interessa questo. Allora, costava a prezzo pieno 12,95, ma io l'ho preso con lo sconto del 40, quindi l'ho pagato 7,77 euro. Poi dopo ho preso, perché in questo caso vedete che non viene neanche via l'ombretto, è stato proprio fermo. Ho preso il primer per gli occhi, perché ovviamente sto testando i vari primer per gli occhi, quindi voglio dirvi qual è il migliore. Allora, il migliore in assoluto, lo sappiamo tutti, almeno ve lo dico io, è il Prime Potion dell'Urban Decay, il classico, è il migliore in assoluto, però costa tanto, quindi da usare tutti i giorni inizia a costare un po' tanto, e ne sto testando vari, quindi è per questo che faccio shopping anche per voi, per dirvi qual è il migliore. Questo è la base palpebre 7 ml, non dice niente, 7 ml, l'ho swatchato, comunque adesso ve lo mostro. Ha una texture che dovreste sentirla, è setosa e impalpabile. Devo assolutamente provarlo perché sono davvero curiosa, è setosissimo. Allora, costerebbe 9,95 euro, ma l'ho preso sempre con lo sconto del 40 e quindi l'ho pagato 5,97 euro. Poi, prezzo pieno invece, perché questa è la novità, la crema mani Argan e Rosa. Questa, la confezione è un 30 ml, questa qui, e viene 2,95 euro. Sapete che l'ho presa a scatola chiusa, non l'ho nemmeno sentita. Buona, ma si sente poco. Devo testarla e comunque vi saprò dire. Quindi, il mio shopping per le recensioni, o comunque per dirvi i prodotti quali sono i migliori, al momento è finito per questo. Mettiamo dentro lo scontrino così so come mettere via, perché è di nuovo tutta una confusione qua davanti. Comunque, sappiate che ho fatto shopping per voi, anche per voi. Ci sono delle altre cose che ho preso, ma e le ho prese da Sephora, ma la ragazza è stata gentilissima perché mancavano alcune cose e ha detto che me le fa arrivare dall'altro negozio, quello di Parma, e me le fa arrivare, quindi ci tornerò per quello, gentilissima. Un'altra di quelle ragazze che sanno che faccio recensioni e quindi dicono: cavolo, non mi costa niente, ed se l'è interessata, perché no, facciamo arrivare il prodotto. Quindi mi piace questa cosa, mi piace. Allora, intanto, sì, la follia dilaga, fatemi sapere se vi ho tenuto un po' di compagnia, quale prodotto devo iniziare a testare per primo, ma tanto li testerò tutti. E se vi ho tenuto un po' di compagnia, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!